Lui mi disse, dicevo, avevo pensato a Nino e Isabella per raccogliere le informazioni e tutte queste cose così, e a te così fai, cioè, facendo una cosa del genere, fai un grossissimo passo avanti, visto che da lì a poco dice ti faranno un uomo d'onore. Io gli dissi non, che non c'era problema, l'importante è che non si, cioè, loro già, mi sa che avevano, se mal non ricordo, avevano manifestato a mio zio che avevano intenzione di colpirlo con le bombe e tutte queste cose così. E mio zio gli disse, no, dice, se come penso io che abbiamo le persone giuste, non c'è bisogno, facciamo un attentato tradizionale con i fucili, cioè con un In Sicilia. agguato tradizionale. In Sicilia, consumare Sempre. in Sicilia. No, no. Non si parlava né di Sicilia né di Roma, si parlava soltanto di Costanza, ancora non si sapeva dove si poteva fare, non c'era un luogo Stabilito. predisposto. C'era da fare le prime verifiche su Roma, dove lui faceva il Maurizio Costanzo, dove lui sapevamo avesse più di un'abitazione, e di fare dei sopralluoghi lì a Roma. Però poteva essere, se lui si recava in Sicilia, che si poteva organizzare in Sicilia. Ho Ancora era capito. in fase di attuazione più che altro, e di organizzazione più Quindi che lo stavate altro. programmando. Sì, lo stavamo programmando. Senta, mi dica una cosa, il territorio di Belpasso da chi è controllato, diciamo, come sottogruppo dei catanesi? È controllato dal gruppo, all'epoca era controllato dal gruppo del Malpassodo. Quindi dal vostro gruppo. Sì, dal nostro gruppo. E a Belpasso c'erano due, diciamo, due referenti. C'era Alfio Licciardello, che aveva un gruppo di persone ed era responsabile del gruppo di Belpasso, unitamente a Filippo Scuderi, che Filippo Scuderi però era una persona che aveva po poche persone alle sue, nel suo gruppo, ed era una persona che stava un tipo un passo indietro, però a livello di caratura, quando parlava, la sua parola equivaleva a quella di Alfio Licciardello, per dirla, nel ruolo gerarchico. Solo che Filippo Scuderi faceva sempre le cose con meno rumore, gli faceva fare, diciamo, il lavoro più sporco, glielo faceva fare ad Alfio Licciardello. Stava più nascosto, diciamo, meno Più visibile. nascosto, sì. Senta, torniamo alle confidenze di suo zio sulla riunione di Enna. Le chiedo, suo zio le parlò dei referenti politici di Cosa Nostra? No, non mi parlò di referenti politici. Le disse se c'erano state problematiche connesse a soggetti politici che erano legati a Cosa Nostra? Mi fece intendere che più che altro c'erano dei soggetti che si erano dovevano intervenire, e però di specifico non mi disse più di tanto, forse non lo sapeva nemmeno lui. Dovevano intervenire per fare cosa? Dovevano intervenire per aggiustare questo processo, invece non, per aggiustare non tutto il processo, perché era impossibile, per aggiustare alcune posizioni di imputati. Per quanto riguarda Catania, erano più concentrati sulla posizione di Santa Paola. Per quanto riguarda Palermo, si parlava di Totò Riina, di Provenzano e di altri. E questo, poi però Quindi chi le doveva posizioni più farlo? importanti dovevano subire degli aggiustamenti, quindi avere dei benefici, questo le sta dicendo. Sì, anche perché si sapeva che era impossibile smontare tutto un apparato giuridico di quella grandezza. Senta, la finalità che diciamo Cosa Nostra intendeva perseguire con questo attacco allo Stato, qual era? Se ovviamente suo zio glielo disse. Ah, mio zio me la fece intendere con quella parola che mi disse: si fa prima la guerra per poi fare la pace. Cioè, che cosa E le spiegò suo siccome. zio, partendo da questa frase di Rina? Allora mi spiegò che era sempre stato così all'interno, no, sempre no, mi ha detto, delle volte è stato così all'interno di Cosa Nostra, che ci sono stati dei periodi in cui si è stati in difficoltà e dopo le cose si sono risolte e si è tornato tutto come prima. Delle volte si possono risolvere con
degli interventi lievi. Questa volta la cosa è talmente delicata che bisogna andare ad uno scontro diretto. E sempre che fai uno scontro diretto, poi ci sarà qualcuno, perché loro già l'avevano manifestato che volevano fare spaventare anche, coinvolgere l'opinione pubblica, nel senso che una cosa del genere, cioè non erano più attacchi mirati al magistrato, dopo che sono successe le stragi, che lui mi ha detto devono succedere altre cose. Giustamente io non facevo tante domande, però le cose le sentivamo. C'era stato l'omicidio di Salvo Lima, e lo sapevamo tutti che Salvo Lima era in, almeno si diceva questo all'interno della nostra organizzazione, che era strettamente collegato con i Corleonesi e con Ciancimino. E dopo ci sono state, e prima ancora c'è stato l'omicidio dei Salvo, che erano personaggi importanti, che se hanno, cioè mio zio mi ha detto che questi qua hanno sempre avuto rapporti con le persone che comandano, e facendomi intendere che hanno fatto di collante con l'organizzazione. E man mano succedevano altre cose, e poi su queste cose tante domande, se uno gli viene di dirglielo, allora io ascoltavo, ma tante domande non ne facevo, perché non è opportuno fare tante domande su degli argomenti così delicati. No, questo lo capisco, e capisco anche che suo zio comunque tante cose gliele ha dette. Ad esempio, suo zio utilizzò mai il termine trattativa raccontandole questi fatti? No, io e mio zio non usò mai questo termine. Mio zio parlava un po', era un po' col dialetto. Parlava tanto, poi si abbessano, si aggiustano, perché ogni volta quando si tocca l'interesse di qualcuno, si coinvolge, poi mi dice se c'è sempre qualche contatto, qualche cosa, e le cose si aggiustano in quel modo. Era successo, lui mi fece un esempio su delle estorsioni che c'erano state a Catania, c'erano state delle grosse estorsioni in cui si erano seduti anche esponenti della politica per far cessare queste cose, e anche non solo della politica, anche delle forze dell'ordine, e poi avevano fatto cessare tutto. Naturalmente una cosa del genere, lui mi spiegò, quando si sistema ogni elemento che ha la sua parte in questa discussione, ha il suo resoconto, poi chi ce n'ha di più, chi ce n'ha di meno. Il suo torna conto. Il suo conto torna, sì. Le ho fatto la domanda qualche istante fa, perché il 20 maggio del 2015, nel corso del suo interrogatorio, abbiamo richiamato anche uno dei suoi primissimi verbali, del 9 maggio 94. Lei aveva iniziato a collaborare da pochissimo. Ora, in quel verbale, quindi richiamato nel più recente verbale del 2015, lei a un certo punto dice questo: secondo il Malpassotu, ora che molti accordi con il potere politico erano venuti meno, bisognava fare pressione sullo Stato per altre vie, allo scopo di indurre gli apparati dello Stato anche a delle trattative con la mafia. Sì, confermo questo. Ora, il termine trattativa che noi ricaviamo da questo verbale, lo utilizzò suo zio Pulvirenti o invece una parola di Malvagna, un termine che utilizza Malvagna per spiegare il concetto? Come ho detto prima, non so se usò proprio sto termine trattativa o lui si espresse con un altro termine sicuro, come ho detto prima, accordi, sabessa cosa, cioè adesso non lo so se il termine trattativa l'ho usato io o me l'ha detto lui, ma il significato era quello lì. Quindi quello che ci spiegava prima, bisognava sedersi, sì, a un tavolo in sostanza e parlare. Sì. Questo era lo scopo che si perseguiva. Sì, soprattutto collegata con la frase che aveva detto Reina: bisogna prima fare la guerra per poi fare la pace. Se non c'è un evento, diciamo, contrario che fa intervenire qualcuno per farlo cessare, con chi si siede una persona? Questo qua mi fece capire, e poi me lo spiegò anche mio zio, dice sicuramente i referenti che c'erano prima non hanno saputo portare a compimento queste cose, poi erano successe delle cose che delle volte si commentavano e delle volte non si commentavano, però uno lo capiva in automatico, come ho fatto prima l'omicidio di Salvo Lima, l'omicidio
dei cugini Salvo, queste qua fino a qualche anno prima erano intoccabili, era impensabile una cosa del genere. Quindi lei dice qualcosa quindi, certamente era successo di molto serio. Certo che era successo, poi mai erano arrivate delle direttive così mirate e così precise a quello che mi ricordo io, per la mia militanza e per la mia giovane età a quell'epoca. Ecco, si fermi un attimo. Lei ha una carriera criminale abbastanza lunga, quindi dall'82 al 94. Lei dice mai erano arrivate delle direttive di questo tipo, nel senso che da Palermo, da Corleone arrivavano delle direttive ma che erano diverse da queste, cioè che non erano così violente, così di attacco frontale, questo intende? Sì, posso fare un esempio, quando è arrivata la direttiva che dovevamo mettere sotto scacco i magazzini stand, e quella lì era una cosa che non era una cosa mirata, anche se gli attentati maggioritari ai depositi della stand sono stati fatti su Catania, non era una cosa che era dei catanesi, era una cosa che riguardava anche Palermo, ma questo qua è, come si dice, normale amministrazione. Se poi cominciamo a parlare di, cioè, non erano mai arrivate queste cose che dobbiamo confondere gli investigatori da prima, non andiamo a fare capire niente, dobbiamo coinvolgere l'opinione pubblica che non si deve sentire sicura. Cioè, non era mai, almeno per quello che ricordo io, non era mai successa una cosa del genere. Perché anche io provengo dal filone catanese, che Santa Paola tende sempre ad avere un basso profilo nelle cose. I due eventi più gravi successi a Catania era stato l'omicidio di Fala e poi l'omicidio dell'ispettore Vizio. Questi sono gli eventi più gravi che io ricordi. In cui lei aveva avuto un ruolo? No, io non ho avuto nessun ruolo in queste cose. Nessuno dei due. Io sapevo che doveva essere ammazzato e che il gruppo che se ne occupava, ma non ho avuto nessun ruolo. Qual era il gruppo dell'ispettore Lizio? Era il gruppo di Montepò diretto da Natale di Raimondo, e il gruppo del Tondo Gioieni, del Motellaggio, diretto da D'Agata, Marcello, sì. D'Agata. Marcello D'Agata, sì. Quindi lei ha avuto rapporti tanto con di Raimondo Natale che con Marcello D'Agata? Sì, io li conoscevo. Marcello D'Agata è un altro esponente di spicco dell'organizzazione della famiglia di Nitto Santa Paola, è un altro consigliere. È una delle ultime persone che ho avuto in modo di scambiare commenti su queste cose, quando ci siamo incontrati in carcere nel fine del 1993, sì, poco prima dell'inizio della mia collaborazione, sì. Lui era stato arrestato perché c'era stato l'operazione, la cosiddetta Orsa Maggiore, e io mi sono stato raggiunto in carcere della stessa ordinanza di custodia cautelare. Si fermi un attimo Malvagna, adesso ci torniamo ad Agata, cerchiamo di seguire un certo criterio. Con Di Raimondo invece che tipo di rapporto ha avuto, e soprattutto chi era Di Raimondo all'interno di Cosa Nostra Catanese? Allora, Di Raimondo all'interno di Cosa Nostra Catanese era un uomo d'onore, e inoltre aveva un suo gruppo che faceva riferimento a sé, perché anche il gruppo Santa Paola aveva i sottogruppi che controllavano tutti i vari quartieri di Catania, e ogni sottogruppo era affidato quasi sempre, per non dire sempre, ad una persona che faceva parte della famiglia, battezzato un uomo d'onore. E Natale Di Raimondo era, a parte un vecchio esponente, da tanto tempo inserito nella famiglia di Cosa Nostra, sì, e poi dirigeva il gruppo di Montepò, che in quel periodo, unitamente a qualche altro gruppo, era uno dei gruppi più attivi dei catanesi, di Nitto Santa Paola. Di cui noi eravamo in stretto contatto con Natale Di Raimondo, Marcello Bano. Quando dice noi, a chi si riferisce? Noi eravamo in stretto contatto. Noi anche del gruppo del Mattassodo, quando per esempio Natale Di Raimondo, in tutte le riunioni che io sono andato, c'era sempre. Come la stessa cosa quasi sempre Marcello D'Agata.
Però Natale di Raimondo posso dire di più, Marcello D'Agata possibilmente su 20 riunioni c'era in 12, in 10, invece Natale di Raimondo c'era in tutte e 20. Quindi partecipava, diciamo, con maggiore frequenza di Raimondo alle riunioni che vi riguardavano. Indipendentemente dal gruppo, diciamo, del Malpassoto, quindi dal suo gruppo, di Raimondo, del gruppo Santa Paola, con chi aveva rapporti privilegiati o più stretti? Non ho capito, indipendentemente di che cosa. Cioè, lasciando perdere il rapporto che lei ci ha già descritto, diciamo, dei rapporti tra di Raimondo e il gruppo del Malpassoto, lei ha conoscenza di rapporti, voglio dire, di Raimondo anche con altri appartenenti ai Santa Paola, cioè con chi aveva rapporti più stretti? Ma ce l'aveva quasi con tutti, ce l'aveva con noi, ce l'aveva con Alfio Fichiera, ce l'aveva con Enzo Aiello, ce l'aveva con Marcello D'Agata, con quasi con tutti. Ce l'aveva con un altro che era sempre un uomo d'onore, un certo Schillaci Giuseppe, detto Pippo Mattedina, che avevano fatto parecchie cose assieme anche a livello di cose di criminalità, anche degli eventi omicidiari. Ce l'aveva con noi. No, Natale di Raimondo era un personaggio di primo rilievo e un personaggio molto attivo in quel periodo. Perché delle volte Marcello D'Agata non è che non voleva venire, aveva degli altri impegni, o era in quel momento, sapevano loro che era un po' sottoposto all'attenzione delle forze dell'ordine, perché per questo poi si era tutti una cosa, Sì, però no, questo l'ho capito, Natale ho capito. di Raimondo. Sì. Visto che eravate tanti, è evidente che magari ci sono rapporti più stretti tra alcune persone rispetto ad altre, ecco perché io le faccio queste domande. Lei ha vissuto all'interno di quella struttura e quindi, secondo me, è in grado di dirmelo. Senta, le risultano rapporti tra Di Raimondo ed esponenti dell''ndrangheta Reggina? Sì, mi risultano, anche perché il Di Raimondo quando è stato arrestato è stato portato nel carcere di Cosenza, mi sembra. E lì so che aveva intrapreso, cioè lui ce l'aveva già da prima perché alcuni li conosceva da prima, aveva intrapreso delle nuove amicizie con dei calabresi. Quali calabresi? Riusciamo a essere più precisi? Quali famiglie intendo? Adesso quali calabresi di preciso non lo so. Io ho saputo che lui aveva un interesse con esponenti di diverse famiglie dell''ndrina che avevano in quel periodo un investimento, forti interessi nel Catanzarese, precisamente nella zona marittima di Isola Capo Rizzuto. Adesso i nomi non me li ricordo, è passato tantissimo tempo, signor Non se Pubblico lo ricorda. Ministero, non me lo ricordo. Senta, i rapporti tra Di Raimondo e Aldo Ercolano com'erano? Erano buoni, al punto che quando Gli il Aldo Di Ercolano Raimondo è sono stato due. arrestato. Anche qui cerchiamo di non fare. Gli Aldo Ercolano sono due. Quanti Aldo Ercolano conosce lei? Allora, il secondo. Non lo Aldo Ercolano, io conosco il figlio di Pippo Ercolano. Quindi parliamo di lui. Sì. Sì, diceva i rapporti con Di Raimondo sono buoni, come lo sa? Lo so perché per un periodo hanno trascorso anche la latitanza assieme. Dove? E addirittura quando è stato arrestato il Di Raimondo, l'Ercolano si trovava in un appartamento lì proprio a fianco a quello suo ed è riuscito a sfuggire all'arresto. Quindi stavano insieme. Sì, stavano insieme, erano dei rapporti assidui e continui, dei buonissimi rapporti. Questo episodio della latitanza a quale località si riferisce? Ma siamo all'inizio del 1993, mi sembra. Dove erano latitanti? Erano latitanti a Catania, adesso il quartiere è Onesima Superiore o Cipari, ed erano in un residence che addirittura in questo residence forse ci abitava qualche personalità, addirittura era presidiato dai militari, all'epoca c'era l'operazione dei Vespri Siciliani. Cioè è proprio il posto dove è stato arrestato il Di Raimondo. Ho capito. Senta,
prima di tornare, diciamo, a una serie di situazioni che lei ha accennato, lei ci ha spiegato che a un certo punto nella strategia di attacco allo Stato, per quello che le è stato raccontato da Pulvirenti, bisognava andare oltre anche gli attentati ai magistrati. Ho capito bene? Sì, sì, bisognava andare oltre gli attentati dei magistrati. E che azioni bisognava consumare? Allora, da prima si è parlato che bisognava mettere sotto pressione i politici, uomini delle istituzioni, uomini delle forze dell'ordine e questo di qua. Dopo si cominciò a parlare, dopo si cominciò a parlare di e coinvolgere anche l'opinione pubblica, nel senso che nel senso che la gente non si deve dicevano la gente non si deve più sentire sicura nemmeno a casa sua, che questo può succedere a tutto. Per far sì vuol dire che ancora per far sì di ottenere come si dice il cosiddetto fare la pace. Lei dice quindi a un certo punto bisognava colpire anche civili, anche persone comuni? No, allora proprio di colpire civili no, però si sa che nella mischia può succedere che ci può succedere qualche cosa che si fa male qualcuno, perché cioè, loro parlavano, prima si parlava più che altro, la concentrazione era concentrata sul territorio siciliano poi si cominciò a parlare di esportare questo qua in tutta Italia, di coinvolgere anche gli altri amici delle altre organizzazioni, perché quello che stava succedendo a Cosa Nostra poteva succedere anche ad altri. Chi le fa riferimento al fatto che bisognava coinvolgere anche altre organizzazioni criminali? Ma adesso chi di preciso non lo so, più di uno ne hanno parlato di questi qua. Dice ormai è diventato uno scontro più come si dice, più siamo coinvolti, perché più che altro ne hanno parlato dei calabresi, perché so che negli anni 80 sì. I calabresi avevano avuto delle difficoltà e la Cosa Nostra gli aveva dato una mano, tra cui io c'avevo un altro zio acquisito, un certo Carmelo Marino, che si era prestato, era un abile killer, si era prestato più, aveva ammazzato un sacco di gente per conto dei calabresi, essendo che non era una faccia nota, aveva più opportunità d'azione, perché la gente non sapeva che era una appartenente a quel gruppo mafioso o all'altro gruppo mafioso. Gli aveva fatto parecchi omicidi che andava, faceva, colpivano e rientravano in Sicilia, e questi non capivano da dove arrivasse la cosa, ed era stato un interscambio di favori con delle famiglie calabresi. In quale territorio, in quale zona della Calabria aveva consumato questi omicidi? Ma siamo sulla piana di Gioia Tauro più che altro. Io gli sentivo dire dei fratelli di Stefano. E poi c'è stato anche una volta un fratello di Paolo Di Stefano, quello che era stato ucciso, che è venuto in Sicilia, che aveva bisogno di un favore, e mi ci sono incontrato io con Salvatore Grazioso direttamente, che stavano per un complesso residenziale che stava nascendo su Taormina. Il nome di questo fratello di Paolo Di Stefano non se lo ricorda? No, il nome non me lo ricordo. E in quali anni siamo? Siamo nel 1992. 92, quindi c'era un investimento da fare su Taormina. Sì, no, lui doveva costruire una specie di villaggio residenziale, tutte queste cose così, ed era venuto lì per dire che la cosa interessava a lui, se poteva farla, e poteva farla in sicurezza. Cioè, in poche parole veniva a offrire, cioè, cercava il nostro benestare, la nostra protezione. Ci aveva detto che ci sarebbero stati anche degli utili anche per noi, e ci avrebbe dato non so quanti appartamenti più una cifra di denaro anche, e poi non lo so come è andato a finire. Io una volta sola ci ho parlato parlava con voi perché voi controllavate la zona di Taormina. Sì, noi a Taormina avevamo un paio di persone, e poi potevamo anche
e intervenire direttamente da Catania perché è pochi chilometri, però c'avevamo un paio di persone. Adesso non so se già aveva avuto qualche avvisaglia non appena avesse, non erano partiti I lavori. i lavori, aveva avuto qualche avvisaglia che gli avevano fatto trovare un segnale, una cosa del genere, si era rivolto a noi e noi gli abbiamo dato poi, mi ricordo che se ne interessò Salvatore Grazioso direttamente, perché era lui che manteneva più che altro i contatti con questi che avevamo, queste persone che stavano lì nel Ho Taorminese. capito. E la cosa andò, una cosa importante, non so se l'ho detto nel verbale, ma adesso mi viene in mente, e la cosa non andò direttamente riferita a Catania, perché non è che si possono prendere accordi o contatti con esponenti di altre organizzazioni senza avere il beneplacito di Nitto Santa Paola. A lei risultavano rapporti, voglio dire, anche diciamo, nel passato tra Santa Paola e De Stefano? Ma a me, per quello che mi è stato detto, sì, mi risultavano dei rapporti, ma non solo con De Stefano. In Calabria c'erano altre famiglie, adesso non mi ricordo i nomi. Uno in particolare era quel signore, perché me lo ricordo quando lo arrestarono e gli trovarono quello lì che gli trovarono il libro. E mi disse mio zio, questo qua era un grosso amico nostro. Era un signor anziano, un vecchio 'ndranghetista. La zona di provenienza, se la ricorda? Almeno quella. Non era dalla piana di Gioia Tauro, era del Fibonese, adesso non me lo ricordo, cioè era una persona anziana, adesso non me lo sto ricordando il nome, aveva un nome partito, non me lo sto ricordando, signor Vabbè, Procuratore, c'era se le un nome. dovesse venire in mente, poi ce lo dirà. Senta, ancora una cosa. Quando suo zio utilizza per la prima volta questo riferimento a Falange Armata e lei sente questa sigla, che è una sigla certamente particolare, che ritengo lei non avesse mai sentito prima. No, no, io non l'avevo mai sentita prima. Ha Ma chiesto suo. Dica. mio zio mi dice questo perché questo qua è quello che ha deciso Riina, questa parola della Falange Armata, bisogna rivendicarla con questa parola, cioè sono direttive che manda Riina. Sì, questo l'ho capito. Dico, lei chiede a suo zio, ma Sì. dice, ma sta Falange Armata che cos'è, da dove viene, dove l'hanno presa? No, io proprio così no. Lui mi dice, c'è stato detto che dobbiamo fare capire tipo che sta riemergendo un nuovo terrorismo. Questo, diciamo, è il discorso che fa suo zio, ma Sì. non approfondisce l'origine di questi termini. No, non approfondisco perché io ricordi, mi sembra di no. Ricorda con nettezza che Falange Armata venne utilizzata da Rina, quindi era già una decisione di Rina rivendicare con questa sigla. Sì. E Sì. ma chi si poteva permettere di fare una cosa del genere e creare uno scompiglio così? Si muore per queste cose. Se non c'è il benestare, era sodato questo. Senta, per concludere questo argomento. Quindi sostanzialmente la riunione di Enna si conclude con una decisione presa da tutti i partecipanti di attuare questa strategia. Sì, presa da tutti i partecipanti, anche se qualcuno non manifestandolo apertamente perché non lo so, perché Reina era troppo convinto su questa direzione, tutte queste cose così, pur condividendone la cosa, voleva, come si dice, no, una cosa più cruenta, perché cioè, almeno quello che dice lo zio era incavolato, stavolta dobbiamo attivarci e cioè, cercava di attuare il più presto possibile tutte queste cose. Non so come, cioè, non è che ho partecipato io a questa riunione, gli No, posso ho dire, capito, ho guardi, capito, ho capito, ho capito. Che ci fosse, diciamo, una situazione nuova, mi sì, pare sia emerso non. con evidenza, quindi quali fossero le esigenze, lei ce lo ha detto. Ora, io prima le richiamavo quel passaggio, del suo verbale del 2015, quando lei distingue la fase tra l'estate del 91, in cui ancora c'era la speranza che il maxi processo potesse andare bene, e l'autunno-inverno, come ha detto lei, in cui invece si aveva la certezza che sarebbe andato male.
Ora, lei è in grado di dirci tra l'estate del 91 e l'autunno-inverno di quello stesso anno che cosa era successo, che aveva cambiato le prospettive? Cosa era successo? Io di preciso non lo so. Lo dicevano loro, lo dicevano, vuol dire che già avevano delle notizie in base ai loro contatti, perché loro di queste cose non cioè non ne parlavano espressamente. Poi specialmente quando io ho preso questa particolarità è stato nel luogo dove ho detto prima, quel garage sotterraneo di Viale Ionio, dove c'erano degli uffici, e già noi c'erano arrivate delle voci che quel posto era controllato dalle forze dell'ordine, quindi si era un po' resti a parlare, anche se alcune volte so che Aldo Ercolano ha mandato dei tecnici a fare bonificare quel posto, anche se ha detto che è difficile che con il microfono direzionale o con qualche cosa, cioè, perché era sottoterra, però durante la notte poteva entrare qualcuno e potevano piazzare delle microspie. Difatti, quando è stato fatto quel discorso, non si parlava all'interno dell'ufficio, ma mi ricordo adesso che si camminava, ci si spostava all'interno di questo vano grosso garage, non rimanendo in un posto fisso, e si parlava molto sottovoce, vicino, tipo vicino all'orecchio. Quindi già qualche precauzione in più, lei dice, veniva presa. Sì, sì. Senta, per concludere sulla vicenda di Enna, lei ci ha detto prima, ricordo quasi con certezza, che fosse prima della sentenza del maxi processo questa riunione. È così, è corretta come indicazione? Io ricordo che, adesso posso anche sbagliare, che fu prima, ma non di tanto, poco prima. Ho capito. Senta, lei ha fatto cenno prima a Marcello D'Agata. Sì, dica. Ci stava per raccontare una serie di cose che riguardavano Marcello D'Agata, mi pare di aver capito, quindi aveva iniziato a dire qualcosa. Intanto ci ha detto chi era Marcello D'Agata, l'ha definito un consigliere della famiglia Santa Paola, anzi consigliere familiare, lei ha detto. Sì, niente, quando poi ci siamo incontrati al reparto infermeria del carcere di Bicocca a Catania, che eravamo tutti e due stati attinti dall'ordinanza di custodia cautelare ossa maggiore, sì. E abbiamo avuto modo di parlare, e io gli chiesi se tutto questo fracasso ne era valsa la pena oppure si stava ritorcendo ancora contro, peggio, nei nostri confronti, e lui mi disse che le cose stavano andando per il verso giusto, che da lì a poco mi disse, non ti credere che è questione di un mese, due, da lì a qualche anno, parlava così, e le cose si sarebbero sistemate un po' per tutti. Che cosa si sarebbe sistemato e di che cosa parlava D'Agata? Ma parlava più che altro, stavamo commentando che con tutto questo che era successo avevano messo il 41 bis, avevano tolto i benefici per i benefici carcerari per il 416 bis ed altre cose, e mi aveva detto che la situazione, in base alle notizie che aveva avuto lui, che gli pervenivano da Palermo, sì, notizie poi che io ho avuto anche da un'altra fonte, che combaciavano che le cose stavano andando per il verso giusto.
Senta, il momento in cui lei parla con D'Agata di questi argomenti, lei ha detto carcere di Bicocca, è il gennaio-febbraio 94? Sì, è quel periodo, dicembre, gennaio, perché dicembre, gennaio, febbraio, Massimo, già io in testa mia avevo deciso di collaborare con la giustizia, però non avevo, ho avuto l'opportunità di far arrivare il messaggio, essendo io che non mi fidavo di nessuno. Quando poi sono stato a Catania mi sono concentrato per non far accorgere a nessuno, per far arrivare, perché io potevo andare all'ufficio matricola a dire: guardi, mi metto a modello 13 che voglio parlare con il magistrato, ma sarei stato un uomo morto, perché prima che io rientrassi dentro la sezione si sapeva che io mi ero messo a modello 13 per parlare con il magistrato. Siccome all'epoca si facevano gli interrogatori, duravano 30 secondi, uno si sedeva, prendeva atto, dava le generalità e poi si avvaleva dalla facoltà di non rispondere, non si parlava con i magistrati. E io ho dovuto escogitare tutto, essendo che io conoscevo, che sapevo che c'erano un sacco di canali e un sacco di persone che lì potevano rapportare qualsiasi movimento sbagliato. Cercavo di mantenere un atteggiamento il più limpido possibile per non destare nessuno sospetto, e ho fatto in modo di mandare una missiva direttamente al magistrato della DDA, dove c'era scritto soltanto quella missiva che volevo io. Io manifestavo la mia intenzione di collaborare, ma che non mi dovevano chiamare a Catania perché non ci sarei andato e mi dovevano trasferire lontano da lì. Cioè, la prima cosa guardavo soltanto alla mia sicurezza Vabbè, e a quella della mia famiglia. questa è una diciamo, precauzione assolutamente legittima. Io le ho chiesto se diciamo, il periodo è quello, perché ovviamente è un dato per me rilevante. Quindi lei dice dicembre 93, gennaio, febbraio 94. Le chiedo, in quel momento storico, cioè nella fase in cui lei diciamo, parla con Marcello D'Agata, il D'Agata le fa riferimento a situazioni politiche nuove? Sì, mi fa riferimento a Silvio, cioè, a parte il D'Agata mi fa anche una considerazione, perché il D'Agata è una persona che parla pochissimo e difficilmente uno riesce a strappargli una parola. E mi dice: anche se hanno voluto un po' strafare, arrivano notizie rassicuranti dagli amici di strafare, nel senso, mi ricollego a quel basso profilo che voleva mantenere Santa Paola, perché il D'Agata è un altro moderatore, diciamo, uno moderato. Dobbiamo attivarci adesso, perché da lì a poco già si sentiva dire, o loro avevano informazioni, che sarebbe nato un soggetto politico, cui dietro o all'interno ci sarebbe stato Silvio Berlusconi. E dice: dobbiamo attivarci con tutte le nostre forze, con parenti, amici, conoscenti, tutte queste cose, tutti quanti, che dobbiamo dargli il voto, perché questa è la nostra ancora di salvezza. Questo le dice D'Agata Sì. e le fa riferimento a voci che provengono dagli amici palermitani. A voci che provengono dagli amici palermitani. No. Pubblicamente Berlusconi si era già proposto, le ricorda se pubblicamente Berlusconi si era già proposto come soggetto politico o era una confidenza che avevate soltanto voi? Non so se pubblicamente si era già proposto, ma da lì a poco si è proposto. È stato, cioè, non, adesso non ricordo, non penso che non lo so, non saprei essere più preciso. Non so se si era proposto o da lì a poco si stava per essere proposto, si stava per proporre. Quello che ricorda con precisione è che si fece riferimento a lui come, diciamo, una situazione favorevole. Sì, si fece riferimento a lui come una situazione favorevole. Dopodiché io che cosa feci? Siccome c'erano altre persone con il divieto d'incontro e io avevo bisogno di entrare in sezione, Sì. perché il reparto infermeria è uno stabile staccato dalle due sezioni principali, avevo bisogno di entrare in sezione per vedere un po' l'evolvere della situazione, sempre riguardante a quanto riguarda la mia idea che io già avevo impostato per collaborare con la giustizia, per cercare di vedere,
di tutelarmi il più possibile, di vedere se c'erano delle sbavature oppure no. Arrivando in sezione c'è stato un altro blitz collegato al gruppo del Malpassogo, gli avevano arrestato un certo Gaetano Asero, che era un'altra persona strettamente collegata con il Malpassogo e che spesso aveva un compare palermitano che era un cugino di Pullarani, sembra, di Palermo, un certo Enzo Neli, che io conoscevo direttamente, di cui quando io delle volte andavo a Palermo mi appoggiavo nell'astrupesco, gestiva un autosalone di vendita di autovetture all'entrata di Palermo, vicino, subito dopo Villa Abate. E la stessa cosa ebbe a dirmi Lazzaro, mi disse, e mi ha detto che lui l'avevano arrestato fresco, quindi aveva notizie fresche. E mi ha detto che gli amici di Palermo hanno detto che le cose si stanno sistemando e che adesso dobbiamo cercare di rivolgere tutte le nostre conoscenze, i nostri parenti, tutti i voti che possiamo raccogliere in questo partito che da lì a poco si farà. Si ricorda la frase che utilizzò Asaro quando fece riferimento a questo nuovo partito? Adesso non mi ricordo la frase precisa che utilizzò. Ah, questo sarà il nostro paracadute, una cosa del genere, se non vado errato. Lei il 20 maggio del 2015 dice Berlusconi è la nostra salvezza. Sì, è questo qua, disse. Così disse Asaro. Così disse Asaro. Ma non solo Asaro, la stessa cosa lo disse anche D'Agata. Si ricorda se fecero riferimento ai vantaggi che ne sarebbero derivati, a quali vantaggi sarebbero derivati eventualmente per Cosa Nostra? Sì, che avrebbero affievolito il 41 bis, che sarebbero stati riammessi i benefici penitenziari, che soprattutto loro puntavano sui pentiti, che la legge dei pentiti sarebbe stata smantellata. Quindi questi furono i riferimenti di D'Agata o di Asaro? Questi qua più di D'Agata che di Asaro. Più di D'Agata. Quindi D'Agata sapeva Sì. più rispetto ad Asaro. Sapeva di più. Ma penso di sì. Sì, Diciamo che a noi interessa capire chi le disse più cose, ha capito? Tra D'Agata e Asaro. ma prevalentemente quasi tutte quelle stesse cose, poi chi aggiunse qualche piccolo particolare, ma tutto il succo del discorso era quello lì. Era quello, ho capito. Senta, un altro passaggio. Santo Mazzei. Lei lo conosce? Sì, lo conosco. Perché lo conosce? Lo conosco perché poi c'è tutta una storia di Santo Mazzei. Che è quella che mi interessa. Che è quella che mi interessa, Allora, dico. Santo Mazzei è un vecchio malavitoso catanese. Negli anni 70 e gli anni 80, quando si sono formati, c'erano vari schieramenti a Catania che si contrapponevano sia tra di loro e sia nei confronti di Santa Paola e dei suoi, diciamo, dei suoi alleati. E Santo Mazzei, che è detto anche Cuccagnoso, si era allargato di più a livello affaristico, delinquenziale sul milanese e sul torinese diventando un elemento di spicco del gruppo dei Pursuoti milanesi che storicamente non ci vedevano di buon occhio a noi. Nel 1987 io sono stato arrestato a Milano per
traffico di sostanze stupefacenti. Mentre ero detenuto nel carcere di Milano, insieme al Mazzei o indipendentemente da lui? No, indipendentemente da lui, noi avevamo una collaborazione con un certo Turi Basetta, detto Turi Fiorito, che aveva una base logistica a Busto Arsizio, e facevamo sto traffico di sostanze stupefacenti per conto della famiglia, diciamo, Santa Paola. Sì. E all'interno del carcere conobbi, cioè io li conoscevo per nome, però non l'avevo mai frequentato, ero detenuto con Matteo Mazzei, che è il fratello di Santo Mazzei. Sì. E Santo Mazzei a sua volta si trovava in carcere perché c'era stata l'operazione che avevano fatto a Milano sulle dichiarazioni che aveva fatto uno dei primi collaboratori di giustizia che c'era stato in quel posto in Lombardia, che era sulle dichiarazioni di Epaminonda. E mi ricordo che Salvatore Fiorito, che poi fu detenuto anche con me a Milano ed eravamo nella stessa cella, e per dirmi che arrivavano dei soldi da Catania, dallo zio Nitto, per darglieli a Santo Mazzei. E io gli disse: ma scusa, ma come mai gli mandano questi soldi se questo è contro di noi? Dice: no, ma le cose stanno cambiando perché lui è tanto tempo che è in carcere, si è comportato bene, ha manifestato. Poi dice: è entrato nelle grazie di Luciano Viggio. E quindi, perché erano stati forse detenuti insieme nel carcere di Badecaros, mi era stato detto, adesso non so se ho detto il nome giusto o quello sbagliato, del carcere Badecaros. Sì. Diceva. E quindi diventerà un amico nostro, tutte queste cose così. Dall'87 arriviamo agli anni 90. Io sconto la mia detenzione, nel frattempo usufruivo dei permessi premi e comincio a rientrare operativo al di fuori dalle mura carcerarie. E già sapevo che il Santa Paola a Catania aveva deciso di. Dapprima aveva deciso un progetto di. Siccome lui conosceva tutti gli elementi che appartenevano alle frange opposte, chi era capace, chi aveva delle particolari doti, tutte queste cose, dice: allora dobbiamo fare una cosa, dobbiamo sfruttare, visto che loro stanno avendo questo momento di contrasto interno tra di loro, questi vari gruppi che erano delle volte alleate, delle volte si scontravano, sì. Con la scusa che non si capisce niente, dobbiamo eliminare quelli che non ci interessano e quelli che ci interessano lasciarli e farli diventare amici nostri e portarli con noi e fare, diciamo, metterli sotto il controllo di Santa Paola, perché Santa Paola voleva il controllo totale su Catania, cosa che fu assai difficile, però alcuni membri aderirono e di lì nacque già questo discorso partiva dal carcere, come gli dico io, che l'avevo saputo nell'87, l'88 nel carcere di Milano, che gli arrivavano i soldi e tutte queste cose. Come uscì il Mazzei negli anni 90, mi sembra, fine degli anni 90, adesso di preciso non lo so, io l'ho incontrato poi in libertà un paio di volte, l'organizzazione del Malpassodo, Malpassodo Santa Paola, si mise a disposizione, venne accolto come uno di noi. Addirittura nel fine 1990, inizio 1991, sì. Lui venne fatto uomo d'onore insieme a un mio cugino, un certo Girolamo Rannesi, che nella seduta dove loro vennero fatti uomini d'onore, vi fu la proposta di iniziazione da parte di Salvatore Santa Paola, fratello di Nitto, della mia persona, che il prossimo sarei stato io ad essere stato fatto l'uomo d'onore. E questo Santo Mazzei è una persona che man mano, a parte era già un esponente di grosso calibro della malavita, e man mano all'interno dell'organizzazione ha preso, come si dice, è salito di gradini, ha preso posti di comando. Ed è uno che si era proposto di portare avanti questo tipo di strategia
che si doveva coinvolgere anche la popolazione, tutte queste cose, per fare degli attentati, perché si erano progettati degli attentati al di fuori del territorio nazionale, per coinvolgere tutta diciamo, l'opinione pubblica. Fuori del territorio nazionale o fuori del territorio siciliano? Fuori dal territorio siciliano, Lei ha detto chiedo nazionale. scusa, chiedo scusa, fuori dal territorio siciliano. E siccome lui aveva degli appoggi, degli agganci a Torino e a Milano, e si era proposto, almeno per quanto ne sappia, all'inizio lì. Poi ho saputo invece in seguito che ha avuto qualcosa da fare degli attentati che poi si dovevano fare in Toscana, propriamente a Firenze. Adesso non so se nelle bombe che sono state messe agli Uffizi c'è avuto qualche cosa, c'è avuto l'interessamento diretto, però so che c'erano dei ragazzi del suo gruppo che stavano lavorando su quella regione. Quindi ha informazioni che riguardano, diciamo, il ruolo di Mazzei in Toscana, lei ha detto Firenze e Torino. Così. Sì, no, le prime informazioni partono che lui dà la sua disponibilità a mettersi a disposizione, a mettere a disposizione le sue conoscenze in Piemonte e precisamente a Torino e a Milano, dove lui vantava gli agganci degli anni Precedente. 70 e inizi anni 80. Dopodiché invece so che aveva anche, perché poi ci siamo persi un po' di vista, il Mazzei nel 1992, se non ricordo male, a settembre del 1992, è stato arrestato e non ne ho saputo più niente di questa cosa. Ho capito. Senta, quello che lei sa del Mazzei, quindi, proviene tanto da conoscenze pregresse, lei ci ha raccontato una storia anche lunga, diciamo come soggetto inserito in certi contesti criminali, tanto da quelle che sono le confidenze di Girolamo Rannesi. Sì, Girolamo Rannesi che diciamo, all'epoca era mio cugino, perché aveva sposato la figlia di il genero di mio zio, Oh, di Girolamo Giuseppe Rannesi Graziosi. faceva parte del gruppo Pulvirenti? Girolamo Rannesi faceva parte del gruppo Pulvirenti, ma era un soggetto di quello del gruppo Pulvirenti che poi è stato battezzato ed è stato fatto uomo d'onore. E come dicevo prima, in quella riunione che loro in gergo li chiamano le cosiddette mangiate, erano stati fatti uomini d'onore lui insieme con Mazzei, Sandro Sì. Mazzei, e uno dei primi che mi disse che io ero stato, il mio nome era stato fatto ed ero stato, come si dice, iniziato, perché l'iniziazione comincia così, poi la prossima, ero stato, La prima il proposta, prossimo diciamo. sarei stato io. Il prossimo sarei stato io, è stato Girolamo Rannesi, poi me l'hanno detto anche tanti altri. Oh. Senta, si ricorda particolari per quello che le ha riferito Girolamo Rannesi in relazione a questa cerimonia in cui tanto lui che Mazzei erano stati combinati e quindi fatti uomini d'onore? Si ricorda chi era presente, dove si è svolta? Allora, si è svolta nel Catanese, mi ricordo che era presente una persona che raramente si trovava in queste cerimonie, un certo, comunque una persona che con il Mazzei era stato detenuto insieme a Torino, era del Trapanese, adesso non mi ricordo come si chiamava.